Buongiorno. You wanna let me go, not now. Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know, not now. Allora, io sono qui, mi sto per preparare il caffè, così vado al lavoro. Stamattina entro un pochino dopo, il mercoledì entro leggermente dopo, mercoledì e venerdì e lunedì, invece il martedì e il giovedì entro prima, quindi stamattina me la vado un pochino più comoda. Qui c'è un cagnone che sbadiglia perché si è svegliato presto stamattina. Chiarola ha la sveglia incorporata presto, però poi si riaddormenta e riesce a farci dormire un pochino di più. Quindi devo dire che piano piano sta prendendo i suoi ritmi, però è troppo bravo, veramente troppo bravo. In questi giorni è un pochino più agitato. Da quando io sono andata a Milano è un pochino più agitato, però non mi posso lamentare, è proprio veramente, veramente bravo. Adesso vado a prendere la tazzina. È un po' agitato perché lo vedo proprio, mi morsica tantissimo le mani, nervoso, morsica tantissimo i suoi giochi, proprio cerca di tirare fuori tutto questo nervosismo, mordendo praticamente tutto quello che ha portata di mano. Per fortuna niente in casa, ma tutti i suoi giochini, e quindi mi rendo conto che è più nervoso. Secondo me è perché ha proprio voglia di uscire, ha proprio voglia di andare. Adesso oggi pomeriggio, quando arrivo a casa, voglio farlo andare un po' fuori. Ci mettiamo magari dove c'è l'autobloccante col guinzaglio, andiamo un po' avanti e indietro. Voglio fare questa cosa. Non lo lascio ancora libero perché ha il vizio di mangiare tutto. Adesso dov'è? Qua, adesso ve lo faccio vedere. Ha il vizio di mangiare tutto. Eccoci qua. Guarda un po' chi c'è qua. Ma tu mi devi dare i bacini? Mi devi dare i bacini? O hai vergogna della telecamera? Eccolo qui! E quindi dicevo che oggi lo porto un po' fuori, ma finché non ha il vaccino non mi fido a portarlo in giro. Poi lui mangia tutto quello che trova, quindi anche lasciarlo andare sul prato adesso non me la sento di farlo, perché mette in bocca tutto quello che trova. Quindi preferisco evitare, però un girettino col guinzaglio nell'autobloccante, secondo me possiamo farlo. Adesso mi bevo il caffè. Tra l'altro oggi vi faccio vedere finalmente il tavolo e le sedie, così almeno vi mostro tutto. Inizio col farvi vedere il tavolo e le sedie perché voglio farvi vedere un po' tutto per gradi, per riuscire a spiegarvi un po' di cose. E mi state chiedendo quando iniziano i lavori in mansarda, perché sembra sempre una cosa, perché in effetti quando dico le cose poi a volte passa sempre un po' di tempo, ma perché purtroppo le cose non mi cadono dal cielo. Quindi io ve lo dico quando sto per fare un qualcosa, ma non è che devo farlo dall'oggi al domani, anche perché chi se ne frega, cioè le cose si fanno quando si possono fare. Abbiamo ordinato il pavimento, abbiamo ordinato il finestrone per la cucina, ma ci sono dei tempi da rispettare. Per quanto riguarda il finestrone, c'era veramente tantissimo tempo, ma ci siamo quasi perché dovrebbe arrivare a maggio, quindi siamo a metà aprile, quindi ormai è questione di qualche settimana e dovrebbe arrivare il finestrone, e stiamo aspettando anche il pavimento. Quindi appena arriva il pavimento, partiranno quei lavori, anche perché non possono iniziare se non c'è il materiale che serve per fare la mansarda. Finestrone prima o lo facciamo dopo? Quello non lo so. Ovviamente se il finestrone arriverà, secondo me lo faranno prima. Quindi quando arriva il finestrone, faranno il finestrone. Quando arriva il materiale per la mansarda, inizieranno la mansarda. A me è una cosa che non interessa, facciano quando devono fare, non abbiamo fretta, la casa ce l'abbiamo, le finestre per fortuna ce l'abbiamo, la mansarda non è essenziale, quindi non dobbiamo averla per forza così. Però se il finestrone arriva a maggio, secondo me anche il pavimento,
sarà lì, anche perché noi abbiamo preso un tipo di pavimento che ovviamente non aveva nel negozio perché ci piaceva quello lì, e quindi l'hanno dovuto ordinare. Poi ci sono state le vacanze di Pasqua e tutto, quindi ovviamente ci sono stati un po' di rallentamenti, anche perché noi facciamo sempre tutto o a Natale o a... quindi quando poi le cose si fermano, però ripeto, abbiamo tempo. E basta, io bevo il mio caffè, sistemo Argo con traversina, acqua e tutto, ho già mangiato, gliel'ha dato Mauro, e vado a lavorare. Tra l'altro oggi giornata bruttissima. Oggi non è una giornata meravigliosa, guardate, è nuvolo, però magari in giornata un po' di sole uscirà. Tra l'altro, come vedete, Mauro ha seminato il prato, ha tagliato tutta la siepe, quindi il prato siamo in attesa che si sistemi. Come vedete, l'ha arreggiato, l'ha seminato, siamo pronti ad aspettare che esca. Le siepi, tra l'altro, stanno anche queste qua piccoline puntando, vedete come sono diventate belle grandi rispetto all'anno scorso. E boh, iniziamo la nostra giornata con questo tempo. Sono arrivata a casa da un po', sono le 18, sono qua con Argo che sta giocando con il suo pupazzino, voi non lo vedete, vedete qua la zampina, sta giocando col suo pupazzino, ma lui deve stare qua. Allora, mi state chiedendo, quando ci fai vedere l'arredo, Fede, quando ci fai vedere le cose? Avete ragione, vi chiedo scusa, ma tutto è arrivato nello stesso momento. L'arredo è arrivato nello stesso momento che è arrivato Argo, forse un pochino prima, ma il tempo che abbiamo sistemato tutto, che abbiamo ultimato gli ultimi dettagli, che abbiamo fatto tutto, è arrivato Argo a scombussolare di nuovo tutto, perché ovviamente le nostre giornate erano tutte concentrate su di lui, perché essendo un cucciolino ha bisogno comunque inizialmente di attenzioni, e quindi la casa è passata un po' in secondo piano. Però adesso in effetti, eccolo qua, è arrivato il momento di iniziare a raccontarvi un pochino più nello specifico, cioè facendovi vedere quello che alla fine ho scelto per arredare il nostro open space. Allora, come vi ho fatto vedere già l'altra volta, noi abbiamo scelto dei modelli specifici. Abbiamo scelto, per quanto riguarda il tavolo, il modello Beatrice. Mi è piaciuto subito dal primo momento che l'ho visto. Ho avuto l'imbarazzo della scelta, perché tutti i loro tavoli sono meravigliosi, sono stupendi tutti, uno più bello dell'altro. Però diciamo che io sulla scelta degli arredi, di queste cose qui, sono sempre molto decisa, quindi sapevo quello che volevo, e quando ho visto quello lì ho detto è il mio, cioè è proprio quello che voglio, perché comunque è un tavolo molto elegante ma molto semplice. Io amo le linee semplici, amo le cose semplici, e quindi quando ho visto quello ho detto è meraviglioso, perché è di una semplicità pazzesca, ma con quel tocco originale che lo contraddistingue, e ho detto è mio. Cioè, non ho guardato anche altri tavoli per vedere che fosse davvero la scelta giusta, e il mio occhio ricadeva poi sempre su quello. Io ritornavo sempre indietro, cercavo sempre tavolo Beatrice, perché mi aveva colpito tantissimo. E come avete visto sul sito l'altra volta, ve l'ho fatto vedere, voi potete selezionare il colore che volete, il formato che volete. Ahia! Anche per quanto riguarda il tavolo ci sono di diversi formati. Noi abbiamo scelto il formato piccolo, che è 1,40 m, ma che si allunga, perché volevamo che non fosse troppo imponente nella stanza. Ci sarebbe stato anche più grosso, perché noi tante volte lo lasciamo allungato, quando magari abbiamo ospiti che lo allunghiamo, poi per diversi giorni, perché magari non ho voglia di magari mettermi lì a toglierlo e tutto, lo lascio così e ci sta alla perfezione come misura. Però io volevo un tavolo più piccolo per avere comunque spazio per muoverci,
per girarci, anche quando magari abbiamo gente a casa ma non siamo in tanti, magari siamo in 4, 5, non avere questo tavolone ma avere un tavolo contenuto dove poter gestirci tutto lo spazio, avere più spazio a livello di stanza piuttosto che di arredo, quello era la mia intenzione, anche perché poi facendo la mansarda lo spazio più grande e che utilizzeremo, sfrutteremo di più sarà su, quindi giù volevo un qualcosa che fosse un pochino più contenuto, ma non perché ci manchi lo spazio, perché spazio ce n'è, ci sarebbe stato un tavolo più grande, ci sarebbe stato un divano più grande, siamo noi che abbiamo voluto proprio fare un qualcosa di piccolino per poter avere l'ambiente molto più libero, gli spazi molto più liberi, avendo comunque poi un altro piano superiore. Come vi ho detto, il tavolo si può personalizzare, io ho deciso di farlo fare tutto dello stesso colore e finalmente vi svelo il colore del tavolo e poi dopo ve lo faccio vedere. Allora, noi abbiamo optato ovviamente per il tavolo bianco opaco, tra l'altro sono tutti prodotti che poi vi farò vedere e vi dirò, sono tutti prodotti fatti dai loro artigiani, come vi avevo già detto nell'altro video, quindi è un tavolo veramente stupendo, bianco, con questo bianco opaco. È bellissimo, è un tavolo che, come vi ho detto, si può allungare e si allunga anche in maniera veramente molto semplice e la prolunga, non è come nei classici tavoli che rimane all'interno e voi chiudete il tavolo, ma viene proprio tolta, si toglie e si va a inserire dal momento che si vuole allungare il tavolo, però sono tutte cose che poi vi faccio vedere. Comunque il tavolo è total white, abbiamo scelto per il total white perché sapete che io amo il bianco, io ho provato tante volte a distogliermi, a distaccarmi dal bianco, ma non ce la faccio, più forte di me. Ho avuto colori nella mia vita, ho avuto legno, ho avuto tanti tipi di materiali, ma poi alla fine cado sempre sul bianco e questo vuol dire che se tutte le volte io torno con il bianco è perché vuol dire che il mio stile è comunque questo, è il white. Con questo, visto che ci ritorno sempre, ho capito che io sono per il bianco, quindi col bianco non sbaglio mai e non mi stuferò mai. Quindi per quello che ho fatto. Se avessi dovuto seguire la moda, avrei potuto farlo di altri colori, avrei potuto farlo magari nero in questo momento, in questi anni, gli ultimi 2 anni che ho iniziato a inserire un po' di nero, avrei potuto farlo nero, avrei potuto farlo bicolor. In realtà ho deciso di farlo bianco perché secondo me, a mio gusto personale, il tavolo bianco è molto molto elegante e poi all'interno del mio ambiente ci sta benissimo e secondo me col bianco ci puoi veramente poi abbinare qualsiasi cosa, quindi bianco. È un tavolo a botte, non è il classico tavolo rotondo, non è il classico tavolo rettangolare, non è il classico tavolo quadrato, ma ha questa forma smussata che si chiama a botte. E la gamba è a cono, molto originale, molto particolare, e qualcuno mi ha detto su Instagram, ma è scomoda se ci si siede? No, assolutamente no, non ingombra assolutamente ed è molto comoda. Noi ci siamo stati in tantissimi in questo tavolo, abbiamo fatto una cena dove eravamo tanti e siamo stati tutti molto comodi, quindi la gamba non va a ingombrare. E poi volevo una gamba originale, non volevo la classica gamba da tavolo o le classiche gambe da tavolo, volevo proprio un qualcosa che fosse particolare, che fosse anche poco visto. Quindi per quanto riguarda il tavolo abbiamo fatto questa scelta, il tavolo Beatrice Total White. Per quanto riguarda invece le sedie e gli sgabelli, abbiamo fatto la stessa scelta. Abbiamo optato per il modello Shell, come vi avevo fatto vedere, perché ve l'avevo fatto vedere, e anche questa è una sedia assolutamente personalizzabile, quindi potete farla come volete. Ma la cosa fantastica che permette questo sito è di poter vedere come sta la vostra sedia, il vostro arredo all'interno di casa vostra con il configuratore, e quello devo dire che mi è servito tantissimo, perché a volte quando andiamo nei negozi vediamo quello che ci piace, però ce lo possiamo solo immaginare all'interno della nostra stanza. In realtà questa cosa qui, immaginandocela, potrà essere
una scelta super azzeccata come un flop, perché magari poi vedendo la casa nostra non è quello che noi speravamo. Quindi il configuratore ci aiuta a capire come può stare un qualcosa all'interno della nostra stanza, ed è davvero semplicissimo, perché c'è proprio, come vedete, la voce configuratore, e basta andare lì, cliccare e iniziate a fare la scelta dei vostri materiali. Quindi voi andate a scegliere il colore delle gambe, il tessuto, il tipo di tessuto, il colore, e poi andarla a vedere in 3D, quindi che si gira, è riuscita a vederla in ogni suo lato, davanti, dietro, sotto, sopra, e poi potete inserirla all'interno della vostra stanza. Quindi voi fate la classica ripresa della vostra stanza e si va a inserire la sedia, quindi voi riuscite a vedere tutto. E devo dire che per lo sgabello e per le sedie per me è stato veramente fondamentale, perché volevo capire in effetti come potesse risultare nell'ambiente. Noi abbiamo scelto queste sedie, come vi ho detto, modello shell, imbottite con queste cuciture, perché volevo, siccome abbiamo tutto comunque molto semplice, anche se il tavolo, come vi ho detto, ha questa forma particolare, quindi un tavolo originale nella sua semplicità, il divano poi ve lo farò vedere, anche questo è molto semplice ma d'impatto, perché non è il classico divano che si vede spesso. E anche per la sedia volevo un qualcosa che fosse semplice, che potesse stare bene con tutto il resto dell'arredo, ma con quel qualcosina in più. E quindi abbiamo voluto scegliere appunto queste, con questa rifinitura, con questa imbottitura un pochino particolare, per dare un po' di carattere al tavolo. E quindi sono molto molto contenta, sono molto molto contenta. Finalmente riesco a mostrarvelo, poi vi farò vedere tutto, vi farò vedere come si toglie la prolunga del tavolo, come si va a inserire, quindi come diventa allungato, vi farò vedere tutto, vi farò vedere anche la seduta com'è col tavolo, perché potrebbe magari interessarvi. E niente, però ci tenevo a parlarvi del configuratore, proprio perché a noi ha aiutato tantissimo, è veramente stato per noi fondamentale, veramente fondamentale. Quindi sono molto contenta, come sempre ringrazio l'azienda che con i loro prodotti ha completato la mia casa, e devo dire che sono molto molto soddisfatta, veramente molto molto soddisfatta, proprio perché so da dove arrivano i prodotti, so la qualità dei prodotti, so che è roba italiana, quindi viva il Made in Italy. E sono molto molto soddisfatta, mi sono proprio resa conto nel tempo, sapete tutti i cambiamenti che ho fatto, che la semplicità alla fine è la cosa migliore. Ho smesso di seguire le mode, ho smesso di prendere un determinato tavolo perché va di moda, ho smesso di prendere un determinato divano perché va di moda, ho smesso di prendere la sedia perché va di moda, la gamba in un certo tipo, la seduta in un certo tipo, il colore del tavolo in un certo tipo, proprio perché ho capito che si possono fare poi degli errori, ci possiamo pentire nel tempo, perché magari adesso c'è la moda, che ne so, del nero, se io avessi preso il tavolo nero magari adesso poteva piacermi, però magari fra un anno avrebbe potuto stufarmi. Quindi questo è il motivo del perché ho scelto cose che so che possono piacermi nel tempo, sia per quanto riguarda la linea che per quanto riguarda il colore. Per quanto riguarda il colore delle sedie, abbiamo scelto questo grigio. È un grigio comunque molto caldo, perché non è un colore unico, ha dei, comunque si intravedono queste cuciture sul bianco, cioè veramente bella, e è un grigio comunque molto caldo, non è un grigio freddo, perché io non volevo un ambiente freddo, volevo un ambiente caldo, e quindi ho optato per questo tipo di tessuto che fosse comunque caldo. Poi vi farò vedere nello specifico anche il tessuto, perché quando ero andata là avevo fatto delle riprese, avevo fatto vedere proprio il tipo di colore del tessuto, il pezzettino di stoffa, quindi sono tutte cose che voglio farvi vedere perché sono davvero molto interessanti e possono aiutare anche per la scelta degli arredi. Quindi voglio poi farvelo vedere, però ovviamente nel tempo, perché ho tante cose da raccontarvi, quindi voglio farlo poco per volta. Però il tipo di colore è stato quello perché secondo me si addice molto bene
ha tanti tipi di colore, cioè se io voglio dare un tocco caldo, quindi magari quei toni caldi, il beige, come vedete il pile, il vaso, questi colori un pochino più caldi, il tipo di sedia ci sta benissimo. Se decido di metterci qualcosa di più freddo, ci sta bene lo stesso. Quindi ho proprio preso un tessuto che potesse stare bene, un colore che potesse stare bene un po' con tutto. È per questo che ho fatto questa scelta. C'erano tanti altri colori che mi piacevano, anche per quanto il anche per quanto riguarda il divano. Poi vi farò vedere il colore che mi ha fatto innamorare, però non ho voluto azzardare proprio perché mi conosco. Quindi ho puntato su colori che potessero comunque non stufarmi e potessero sempre piacermi alla fine. Ho capito che non bisogna seguire le mode, ma bisogna seguire il proprio istinto, i propri gusti. Quando si hanno dei gusti ben definiti, bisogna seguirli e seguire il proprio istinto, così non si sbaglia. Ecco, questo è tutto quello che volevo far vedere. Non vedevo l'ora di farvi vedere perché veramente me lo state chiedendo tanto, tanto, tanto e finalmente ci siamo arrivati, vi ho fatto vedere tutto. Adesso mi avvicino così vi faccio vedere più nello specifico. Questo è il tavolo con le sedie, guardate, dipende anche molto dalla prospettiva che ve lo faccio, ve lo mostro. Allora, questo è il nostro tavolo con le sedie. Come vi ho detto, noi abbiamo scelto una misura piccola, l'ho proprio fatto fare io 1,40 m perché volevo mantenere più spazio all'interno della stanza. Adesso vi faccio vedere, noi avremmo potuto sicuramente metterlo più lungo perché lo spazio c'era, guardate, ma non l'ho fatto proprio perché volevo avere più spazio da poterci muovere quando comunque non c'è nessuno, quando ci siamo solo noi. Quindi non avere uno spazio troppo pieno occupato dal tavolo e dalle sedie. Guardate. Questa è la forma del tavolo, come vi ho detto, non è la classica forma rettangolare, quadrata, rotonda, ma è una forma a botte. Cioè, vedete un po' bagnato perché l'ho passata, avevo era allungato e quindi l'ho tolta e ho dato una pulita. Comunque è così. Vi faccio vedere anche la gamba, guardate, è stupenda, veramente originale. Io quando l'ho vista me ne sono innamorata. Questo tavolo l'avevo visto anche dal vivo e mi aveva colpito tantissimo. Poi comunque abbiamo messo il lampadario che è perfetto, proprio centrato al tavolo, così. E poi ci sono le sedie. Come vi ho detto, sono con questa forma così, vedete, imbottita con questa seduta fatta così. Gamba rigorosamente nera, opaca assolutamente, e con questo tessuto così. Ecco, questa è la sedia. Vi faccio vedere anche le altre, sono comunque tutte uguali. Qui c'è Argo che viene anche lui a curiosare. Ecco qui, guardate. Vedete anche dietro, veramente molto belle. Questa è la gamba del tavolo, vedete? A me piace tantissimo, veramente tantissimo. Vi faccio vedere anche il tavolo con le sedie vicino. Vedete, è un grigio, ma un grigio comunque caldo che sta bene col marrone, col beige del pavimento, veramente mi piace. Poi vabbè, la gamba riprende la lampada, riprende il lampadario, riprende lo specchio, vedete, riprende comunque i dettagli che noi abbiamo, quindi lo specchio nero, la lampada nera, i dettagli dei libri. Quindi secondo me, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio stile, è super azzeccato. Qui c'è un piccolo monello, tutto spennacchiato. Sta crescendo il pelo tantissimo, ha un pelo lunghissimo. Gli stanno venendo delle zampone pazzesche.
Guardate, però devo dire che è bravissimo perché non mi tocca niente. Cioè, lui vede tutto, ma non tocca niente. È veramente bravissimo perché io avevo paura, ho detto mamma mia, adesso con la roba nuova e tutto, invece è veramente bravo. Ma non morde niente. Adesso non voglio dirlo troppo forte, ma io lo lascio libero tutto il giorno quando sono a casa e devo dire che è di una bravura pazzesca. Vero? Che sei bravo oggi, che sei bravo, sei bravo. Si vede che si dirà qui è meglio che io non mordo niente, non tocco niente, se no qua mi sgridano, vero? Mi sgridano. Guardate come è cresciuto questo monello. Diciamo che anche Zoe era bravissima, quindi sono contenta perché mi ha lasciato una bella eredità, però magari poi cambia dopo, non lo so, però finora devo dire che andiamo bene. Tra l'altro adesso sto aspettando di fare il secondo vaccino perché voglio proprio portarlo in giro, ho proprio voglia di andare in giro, me ne rendo conto di quanta voglia ne abbia e quindi non vedo l'ora. Tra l'altro ho già contattato una ragazza che si occupa di addestramento, quindi lo porterò ad addestrare, però so che lì oltre a fare addestramento fanno proprio anche gioco, quindi fanno giocare lì i cuccioli, li fanno divertire, io voglio che lui impari a camminare col guinzaglio, camminare bene, camminare vicino a me. Quindi essere un cane che comunque si riesce a portare in giro, anche perché Argo voglio proprio cercare di portarmelo dappertutto, voglio portarmelo anche a cena fuori, voglio portarmelo alla domenica quando andiamo a fare dei giri, voglio portarmelo al mare, voglio portarmelo veramente dappertutto e quindi voglio che sia in grado di farlo, che sia capace, che sia sereno soprattutto e quindi voglio farmi aiutare in questo. L'unica cosa che quest'anno non lo porteremo in vacanza con noi, perché noi abbiamo prenotato le vacanze prima di prendere Argo, le abbiamo prenotate prestissimo quest'anno perché abbiamo deciso di andare all'estero, quindi le avevamo prenotate per tempo. Quest'anno andiamo in un villaggio e poi c'è stata la scelta di Argo successivamente, ma ormai le abbiamo prenotate, quindi quest'anno non verrà con noi, ma staremo poco, staremo solo una settimana, quindi una settimana vola. E adesso stiamo un attimo cercando di capire come organizzarci con lui, perché mi spiace lasciarlo da mia suocera, per non dare nuovamente questo impegno, però conoscendola probabilmente si offrirà, però vediamo, non voglio che sia una costrizione comunque di gente che può tenerci Argol, ce l'abbiamo. Se mia sorella fosse stata già nella casa nuova ce l'avrebbe tenuto lei, ma visto che non sarà pronta quest'estate, non riesce, però ho volendo la mia collega, oppure c'è anche la padrona dei genitori di Argo che ci aveva detto che al massimo potevamo lasciarlo da lei con i genitori e col fratellino, perché lei, l'altra ragazza, verrà in vacanza con noi, quindi anche lei deve sistemare il fratellino per quella settimana, perché ripeto, abbiamo prenotato le vacanze troppo presto quest'anno, però vediamo un attimo. Poi sicuramente dal prossimo anno vediamo come lui, se è un cane che ama venire in ferie, sicuramente organizzeremo delle vacanze anche dove possiamo portarci Argo, però voglio un attimo capire perché Zoe, con Zoe, come avevo detto, non l'avevamo potuto fare perché Zoe non era un cane che amava andare via, era molto sedentaria, molto abitudinaria, quindi lei preferiva stare a casa e ci era stato poi consigliato proprio anche dalla veterinaria dopo il tumore che aveva avuto, il sarcoma muscolare che aveva avuto qualche anno fa, ci aveva detto di lasciarla tranquilla il più possibile, di non provocarle stress, visto che già lei non era un amante dell'andare troppo fuori, però voglio capire come lui, perché se è un cane che invece ha piacere, che ci sta bene, ce lo portiamo. Se invece vediamo che per lui è solo una sofferenza, per quella settimana lì ci organizzeremo. Quest'anno ormai va così, però non importa, nel senso che
sicuramente lo lasceremo a chi lo conosce e che comunque lo vede assiduamente, proprio per stare tranquilli. Io non sono tanto per le pensioni, so che tanti li lasciano nelle pensioni, però io non me la sento assolutamente, anche se so che ce ne sono tante veramente ottime, veramente grandi strutture dove li tengono benissimo, però io non sarei tranquilla, quindi preferisco lasciarlo a qualcuno che so che conosce e che conosco, quindi qualcuno che terrà sicuramente ci sarà, perché poi c'è anche mio zio con la sua compagna che potrebbero magari tenercelo se sono a casa. Vediamo un attimo come organizzarci. E basta, adesso io preparo la cena, vi saluto perché questo video sarà già lunghissimo e ci vediamo poi prestissimo con un nuovo video. Ciao!